Ciao, benvenuto o bentornato nel mio canale YouTube. Sono Maddalena e qui ti parlo di illustrazione, libri, acquerelli e tutto quello che riguarda la mia esperienza personale in merito. Siccome siamo nel mese delle vacanze, ho deciso di proporti un video di svago, rilassante e quindi ti porterò con me nel mio studio artistico. Ma prima di partire voglio farti una piccola premessa che secondo me è importante perché spiega il perché di certe scelte che ho fatto. Io abito in un appartamento in affitto, quindi non ho potuto fare grandi modifiche e non ho voluto investire tanto sui mobili, quindi le soluzioni che ho adottato sono molto pratiche e convenienti, ma penso che siano utili a chi ha magari poco spazio in casa e anche poche disponibilità economiche da dedicare allo studio. Vorrei partire da questa bacheca che ho acquistato di recente, anche se ero titubante sul fare dei buchi sulle pareti, e ci tenevo particolarmente perché nel corso degli anni ho acquistato diverse stampe di diversi illustratori che io adoro e mi dispiaceva tenerli in cassetto, quindi avevo bisogno di una bacheca bella con tutte le illustrazioni che più mi ispirano e una cosa che quando entri poi nello studio ti dà proprio motivazione e gioia. E a proposito di questa bacheca, ho sentito qualche giorno fa un illustratore della Disney che parlava del suo piccolo studio alla Disney, che è molto buio perché appunto le luci non devono interferire con la resa dei colori, e diceva che appunto ha deciso di rivestire le pareti con tutte le illustrazioni che aveva di diversi illustratori perché quello gli dava tanta motivazione e soprattutto tanta ispirazione. Questa bacheca è appunto di Ikea, forse l'avete già vista in giro, e ho scoperto di non aver preso abbastanza mollettine per attaccare i disegni, quindi dovrò ritornarci, ahimè. Però è molto pratica, è una cosa molto interessante, sono anche questi due gancetti dove ci ho messo tutti i rotolini di scotch che di solito avevo sparsi per casa, e poi ci sono altri gadget, anche questi piccoli scaffalini dove si possono mettere oggettini, anche portapenne e anche questo portadocumenti, quindi è veramente molto utile, molto pratica, è proprio un oggetto da IKEA, quindi questa è una nuova acquisizione. Passiamo ora dalla bacheca alla parte delle scaffalature IKEA, scaffali molto semplici, ma per me costituiscono la parete più preziosa, più importante della casa, perché questi scaffali contengono tanto sapere, anni di ricerche, di scoperte, libri che mi hanno dato tanto, libri che devono ancora darmi tanto e non vedo l'ora di farteli vedere tutti adesso. Qui sopra ho due edifici della Lego che mi piacciono tantissimo e una pianta finta perché altrimenti nulla reggerebbe qua dentro. E infine la mia assistente d'ufficio Cosette. Questo scaffale è praticamente dedicato a questa illustrazione che ho fatto di Ribelle e che ha rappresentato per me un po' il punto di svolta quando ho deciso che illustrazione è quello che avrei voluto fare e quindi è importante ed è una sorta di altare qui. Su questo scaffale invece ho libri su diverse tematiche, a partire da Hokusai, le vedute del Monte Fuji, a cose relative alla botanica, minerali e gemme, tutto quello che potrebbe comunque avere tanti colori ed essere di ispirazione. Ho anche libri dedicati al lettering perché mi ero impuntata l'anno scorso che volevo imparare a fare bene lettering, ma non ho ancora iniziato, e qualcosa dedicato poi all'illustrazione. Anche su questo scaffale ho libri diversi, a partire dall'animazione, a qualcosa sulla storia dell'arte, anche questo libro di Falcinelli che devo ancora leggere sulle figure. Poi i due libri acquisiti di recente di Simone Grunewald che vi ho fatto vedere su Instagram, qualcosa della Disney, in particolare Rapunzel che è il mio libro preferito, e poi diversi libri illustrati come questo di Quentin Grebin che è Capucine, sono tutte storie illustrate, anche in lingue diverse tipo francese, coreano e così via, e poi un paio di quadernetti della Mosseri che non ci stavano sugli altri scaffali e che riguardano comunque l'acquerello. Su questo scaffale ho messo tutti i miei artbooks di diversi artisti e ho fatto anche un video su alcuni di questi che ti lascio in descrizione. Ci sono appunto gli artbooks di Loish, poi anche di Lisa Isato c'è qualcosa, anche di artisti che dipingono principalmente in digitale come Siarin o di Emila Knopf,
E poi c'è qualcosa relativo alla teoria del colore. Sapete che adoro Wilcox e le sue teorie, quindi questi primi tre libri sono suoi, sono dedicati all'armonia dei colori, a proprio alla teoria dei colori, di come mescolarli, come appunto il libro più famoso Blue and Yellow, Don't Make Green. E qualcosa dedicato al disegno e anche altro dedicato al colore, o anche la ruota dei colori qui, di cui ho parlato nel mio corso di illustrazione ad acquerello e che utilizzo appunto per certe combinazioni di colore. Qui ho messo la mia tavoletta, un po' di cartoni per incollare il foglio per l'acquerello, qualche taccuino che non entrava su altri scaffali. E poi questa cesta dove ho messo diversi materiali come questi inchiostri e anche i pan pastel, materiali che appunto utilizzo meno e che quindi non sapevo bene dove posizionare, quindi per ora sono in questa cesta qui. Qui ho messo tutti gli album di carta, sia di carta cotone su questo lato che di carta di cellulosa o altre carte anche per l'acrilico, non solo per l'acquerello. E niente, ho diversi marchi, come sai benissimo utilizzo poco la Arche ultimamente, ma di più la Saunders Waterford, e ho qualcosa di Moulin du Roi, che ormai è fuori produzione, poi ho tantissime altre carte che utilizzo in maniera molto casuale. Sugli ultimi scaffali ho messo quasi tutti i miei taccuini e altri materiali artistici come le matite colorate, le matite acquerellabili che uso poco. In questa valigetta ci sono i Copic markers e poi ho diverse scatole di matite colorate semplici, diversi marchi come Prismacolor oppure Arteza, e non ho qui le Faber-Castell che di solito utilizzo più spesso, quindi le ho messe sulla scrivania. In questa cesta invece ho principalmente riviste di vario genere, a partire da Casa Facile a riviste di illustrazione, come quella che adoro di più, che è Imagine FX, e di cui ti ho parlato anche su Instagram. Ed infine qui ho il mio scanner e un po' di cornici che utilizzo ogni tanto per fare delle foto ai miei dipinti. E poi c'è questo pratico scaffale in non so che materiale, ma dove metto gli scotch di carta più grandi, i righelli, e le forbici, quindi un po' di tutto e aiuta un po' a salvare un po' di spazio. Questo è quindi il mio lato preferito dello studio. Davanti ho la mia scrivania più tecnologica, chiamiamola così, dove ho il computer e una tavoletta grafica che sto conoscendo in questi mesi. Davanti a me c'è la scrivania di mio marito e in fondo un vecchio armadietto dove ci sono altri materiali artistici che ti farò vedere adesso. Questo è un armadio che ho trovato qui e di cui non sono riuscita a sbarazzarmi. Mi sa tanto da studio medico e non è per nulla pratico, ma devo tenerlo. Qui sopra un po' di scatole natalizie e qui invece due scatole di Arteza, una con gouache e l'altra con acquerello, a seguito della collaborazione che ho fatto con loro. E invece questo scaffale contiene tutte le mie palette di acquerello, sia palette per studenti che set professionali, tutti questi neri. Invece da questa parte ho un po' di acrilici che utilizzo veramente molto di rado, tante matite sia meccaniche che di legno, gomme da cancellare, penne ad inchiostro e markers, anche ricariche per le matite, un po' di tutto, un po' di cartoleria, diciamo. Qui in basso ho altri acquerelli, sono questa volta in tubetto. Ho diversi tubetti qua, ho tutti i tubetti di Daniel Smith e un po' di masking fluid e invece da questa parte ho questo contenitore per cosmetici che utilizzo per mettere i Godet doppi, quelli che compro e che poi mi rendo conto di aver comprato per niente al momento, quindi li tengo lì. E tubetti di gouache, anche cose un po' sparse, diciamo senza una logica in realtà. Ho anche un po' di inchiostri in realtà qua dentro.
Qui ho un po' di materiale per il lettering che devo ancora utilizzare, ho anche questo set della Pentel di diversi colori, quindi tutto materiale che ancora devo provare effettivamente. Invece qui ho trovato una soluzione molto ingegnosa per mettere via le palette di ceramica ed è questo supporto per i piatti in bambù che costa veramente poco ed è molto più utile per tenere organizzate le palette invece di metterle una sopra l'altra e rischiare poi che cadano o altro. Qui in basso invece ho contenitori con altre cosette, hobby che ogni tanto pratico e scatole varie, quindi niente di interessante. Ti starei chiedendo, ma dove sono i tuoi pennelli? Dove dipingi di solito? Non ho visto nulla di questo finora. E allora ti svelo il mio segreto. Ho deciso di mettere un tavolino in soggiorno perché volevo dipingere e disegnare con la luce naturale, non con luci artificiali, perché qui in questa stanzetta è davvero buio, quindi avevo bisogno di lampade, lampadine. Quindi ho deciso di sacrificare un pezzo del mio soggiorno, anche se è piccolino, per metterci un tavolino, per renderlo molto comodo per dipingere e devo dire che mi trovo davvero molto meglio, anche se vorrei dipingere vicino a tutte queste bellezze qui, ma devo un po' sacrificare questa cosa, soprattutto nei mesi invernali. Questo è il mio tavolino con vista luce dove dipingo e riprendo e ho messo qui il contenitore con tutti i miei pennelli, tutti quelli che ho e con le matite colorate della Faber-Castell che utilizzo di più. Quindi questo, anche se è un piccolo tavolino, è comunque molto comodo e pratico per disegnare e dipingere con un po' di luce naturale. Eccoci arrivati alla fine, questo è il mio studio, è il posto dove passo ultimamente sempre più tempo, quasi tutto il tempo che ho. È un po' spezzettato, è un po' improvvisato, non è ancora lo studio dei miei sogni, però è comunque uno studio che mi sono guadagnata con il tempo e con fatica e di cui sono contenta e sono fiera. E quello che consiglio a te come artista è di avere comunque un angolino della casa dedicato solo alla tua arte, non importa se veramente un angolino ricavato nel soggiorno, ma l'importante è avere uno scaffale con i tuoi materiali, una scrivania, qualcosa che ti possa far staccare dalla realtà e immergere completamente nella tua arte. Questo è importante comunque essere circondati dalle cose che ci piacciono, quindi penso sia abbastanza importante invece che dipingere sul tavolo della cucina, circondato da pentole e piatti, avere comunque uno spazietto tutto per te, quindi cerca di fare il possibile per avere questo tuo spazio. Ti ringrazio di avermi seguita fin qui. Attendo nei commenti la descrizione del tuo studio oppure quello che vorresti avere come studio e che vorresti implementare in casa. E ci vediamo nel prossimo video. Ti auguro una buona continuazione di vacanze. Ciao!